Uno dei motori si è... Non è incendiato. Ok, è incendiato, è incendiato. Sei ancora sull'Alate, torna dentro. Torna dentro, porca di quella porca. Il sistema elettrico è andato completamente. Mi hanno spappolato di tutto il mio aereo. Il mio bellissimo aereo. Ma come? Salve a tutti, sono Delon Gamer e benvenuti su Bomber Crew. Allora, questo è un giochino che dovrebbe essere letteralmente uscito oggi, che ci metterà a capo di una squadra di piloti che dovrà comandare un aereo da battaglia nelle zone di guerra effettivamente. È un giochino di quelli belli difficili, dovremo comandare ognuno dei vari piloti, gli addetti alle armi, gli ingegneri, avremo una visuale interna dell'aereo, dovremo dirgli tutto quello che dovranno fare. Dovremo anche gestire la base aerea, gestire il personale, il loro addestramento, il reclutamento, di tutto. Questo è un gioco veramente completo e tanto tanto difficile, ma bando alle ciance, vediamo di capirci qualcosa perché, come vi ho detto, è un gioco altamente complesso, quindi iniziamo il tutorial. 1942, siamo nella seconda guerra mondiale, questo non l'avevo capito. E quindi stiamo facendo un'esercitazione sopra i mari del nord. Ok, allora a quanto pare ci manderanno degli aerei di supporto e dovremo cominciare a capire come funziona effettivamente il comando del nostro aereo. Ma che carino che non è! È fatto con una grafica un attimino pixelosa e questo per adesso è l'equipaggio che abbiamo. E ce ne mancano tanti perché dovremmo avere ancora buona parte della squadra. Allora possiamo zoomare all'interno e muovere la telecamera e gestire quello che dovranno fare tutti i nostri piloti. Perfetto, mentre invece se zoomiamo verso l'esterno possiamo guardarci attorno. Ok, e capire dove ci sta tutto ciò che ci circonda. Allora, questi sono i nostri alleati, quindi dovremmo probabilmente dire all'addetto alle armi di sparare ai cosini dietro. Così, oh, questo è in modalità mira. E lui pian pianino, ok, comincia a puntare le cose. Ora lui riesce a sparare frontalmente perché si trova qui, ma come potete vedere ci sono armi al centro e nella parte posteriore. Quindi poi dovremo eventualmente farlo muovere. Allora, adesso gli diciamo dove cavolo sono i nostri obiettivi, devo stare attento al radar. Allora, eccolo qua dietro, aggancialo. Perfetto, però non puoi sparare perché sei qua davanti. E l'altro obiettivo invece è sopra di noi. Ok, allora, intanto li abbiamo mirati, quindi ora proverò a dirgli di spostarsi. Oh, a quanto pare si sono spostati direttamente loro in modo tale che lui potesse far fuoco. Mentre invece adesso lo posso selezionare e dirgli di andare alla mitragliatrice superiore. Quando poi avremo assunto altro personale potremo fare in modo che siano tutti addetti a una specifica mitragliatrice, sperando che ovviamente non ce li facciano fuori. Ok, ah, e adesso lui può sparare all'obiettivo sopra di sé. Perfetto. Poi adesso lo possiamo tranquillamente selezionare e mandare alla mitragliatrice posteriore. Buono. Quindi lui adesso mi sparerà all'obiettivo dietro. Oh, figo! Ma che carina! Già mi piace sto gioco. È il bello che questa è la parte tutorial. Diventerà complicato molto in fretta. Ok, ora dobbiamo dire al pilota dove diavolo andare. Allora lo mettiamo in modalità mira e gli diciamo che deve andare di là e lui configurerà la miglior rotta. Che per inciso, ognuno di loro ha un compito specifico, eh. Se uno di loro muore, gli altri lo potranno temporaneamente sostituire, ma non saranno tanto bravi quanto lo sarà lui. Oh, oh, stanno arrivando degli aerei nemici. Porco di quel porco cane. Ah, aiuto Mikako, dove sono? Il nostro radar dovrebbe rilevare la loro posizione, quindi sono dietro, un po' verso sinistra. Vediamo se riesco a individuarli. Ah, dove? Ah, eccoli là. Eccoli là, perfetto, vediamo di agganciarli prima che arrivino, perfetto. E perfetto, così loro faranno automaticamente fuoco su quei nemici lì. Aspetta, il tizio si trova alla mitragliatrice posteriore, perfetto, perfetto. Mentre invece diciamo al pilota di andare verso di là, per là, verso la base, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Allora, lui dovrebbe sparare in automatico. Eccoli che arrivano, eccoli che arrivano. Dovrebbe arrivarci anche dei piloti di supporto. Uno l'abbiamo buttato giù, perfetto. Due l'abbiamo buttati giù. Butta giù anche il terzo, butta giù anche il terzo prima che ci colpiscano. Ok, ancora non ci hanno colpito. Merda, ci hanno colpito un'ala. Ah, per inciso, i danni sono reali. Dove loro colpiscono, scalfiscono e danneggiano i sistemi. Se colpiscono la fusoliera, ci piglieranno i ciccetti dentro. Aiuto, aspetta, ne sono arrivati altri. Ne sono arrivati altri, porco cane. Stiamo attenti a segnarci tutti. Ok, ok, porca boia. Siamo molto attenti, questi sono i nostri alleati in teoria. E da là altri due aerei nemici. Uno e due, perfetto. Questi dovrebbero essere quelli alleati. Ottimo, altri nemici da quest'altra parte. Buono, 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 ci cerchiamo di sparare a tutti. Mi stanno danneggiando tantissimo la fusoliera, ma non hanno beccato ancora nessuno dei nostro equipaggio. Buono, vai Ciccio, continua a sparargli. Au. Siamo vicini alla nostra base d'atterraggio per fortuna. Ok, sembra che si siano arresi. Perfetto, perfetto, non ci seguono. I nostri alleati dovrebbero riuscire a farli fuori. Oh mio Dio, beh, qualcuno prova ancora a seguirci? No. No, no, sono i nostri alleati, a posto, a posto, a posto. Allora, vediamo un po', siamo arrivati vicini alla base d'atterraggio. Vediamo di andare in quella direzione. Ottimo. Pilota,
perfetto. Guarda i danni che mi hanno fatto. Si vede direttamente dentro. Ma no. Ok, il carrello giù. Il carrello in teoria è giù. Non dovrebbero esserci problemi. Aspetta, gli dico comunque di... Ah no, ok, non era giù. Questa era solo la ruota dietro. Perfetto. Ora è giù. Guarda che figata, fa direttamente il simbolo della... segno della resistenza dell'aria. Ok, e te mi atterri da quella parte. Perfetto. Ok, che virata non mi ha fatto. Buono, buono, ora lui farà tutte le manovre necessarie. Qui abbiamo l'altitudine. C'è una marea di cose da tenere in considerazione. Queste sono solo l'inizio. Perfetto. A seconda dell'altitudine varieranno un sacco di parametri, la tipologia di aerei che troveremo, anche l'ossigeno. Ad altitudine elevata avranno bisogno delle taniche di ossigeno e via dicendo. Ma ci saranno meno nemici. A bassa altitudine sarà più tranquillo, ci saranno più nemici, ci sarà la contraerea. Ok, dovremmo poter atterrare tranquillamente. Ci saranno manovre di emergenza. C'è una quantità incredibile di cose da quello che ho visto su sto giochino. Perfetto, perfetto. Vai e atterraggio completato. Oh, ok, ci dovremmo anche rifornire e riparare, spero. Mio Dio, sono già traumatizzato dopo questa prima missione. Vediamo un po'. Missione completata con successo. Ci hanno dato 900 pound, credo che siano. Sono tornate 600 pound per essere tornati alla base. Perfetto. E questo è il nostro aereo. Ottimo, ottimo, ottimo. È ritornato e riparato. Ulì. E tutti i nostri piloti sono tornati sani e salvi. Quindi nessuno ci è morto in azione. Perfetto. Quindi adesso dovremmo essere all'interno della base. Ma che carina. Che carina. Allora, adesso possiamo gestire tutto. Posso anche cambiare l'estetica e quello che c'è all'interno del nostro aereo. Vediamo un po'. Così possiamo decidere la parte esterna. Presumo che mano a mano sbloccheremo delle cose più interessanti. No, mi lasci questo. Qua possiamo mettere cose. Per adesso niente, le possiamo anche disegnare noi se vogliamo. Le fiamme sui motori, ci sta, anche se porta sfiga un attimino. Posso metterci anche del testo. Come lo chiamiamo? Beh, direi che andrà tutto bene. Potrebbe essere la scritta migliore. La facciamo magari in bianco, che di solito ci porta una sfiga in mano. Andrà tutto bene. Oh, mi tocco già le palle, ma veramente tanto. E possiamo anche migliorare tutte le nostre armi. Ovviamente dovremo ricercarle, quindi ci serviranno punti di intelligence. Possiamo anche montare una torretta sotto. Oh, però ci costerebbe parecchio e ci aumenta anche parecchio il peso. Devo mettere in considerazione una marea di cose. Questo presumo sia il peso massimo che il velivolo può trasportare. Il sistema dei radar, l'equipaggiamento. Qui ad esempio abbiamo gli estintori e dietro abbiamo i kit medici. Dovremmo anche comprare quelli più avanti per avere, credo siano i paracadute. Sì, perché la gente si può paracadutare. Se le cose vanno male, tu puoi dire al tuo equipaggio di paracadutarsi direttamente sull'oceano, dove diavolo si trovano. E loro, se saranno abbastanza survivalisti, riusciranno a tornare indietro. Vedo la scritta, ora va tutto bene da qui. Ok, ma adesso direi che è il caso di reclutare effettivamente i nuovi membri dell'equipaggio, perché ci manca qualcuno. Buongiorno, salve. Con che faccia non me lo dite, peraltro. Tutti un po' bronzati, eh. Ci manca, credo, un ingegnere, un addetto alle armi e un addetto alle bombe. Ah, ok. Allora, vediamo intanto. Abbiamo tre ingegneri. Allora, questa è la... armatura indica quanti danni possono subire, quanto resistono ai danni, velocità di movimento all'interno dell'aereo. Resistenza termica, cosa vuol dire? Che se lassù fa tanto tanto freddo, quanto loro resistono a quello che vedete, alle suddette temperature. Ossigeno invece ci indica per quanto tempo il tizio può rimanere senza ossigeno qualora fossimo a elevata altitudine. Le capacità di survival invece indicano se il tizio viene paracadutato su terra o su mare durante l'evacuazione dell'aereo, quante probabilità di sopravvivenza. Maggiore il numero e maggiore le probabilità che lui torni alla base. Mio Dio, questo resiste molto. Questo c'ha un po' più di capacità di sopravvivenza. Oh, questo non è male. Ha grandi capacità di sopravvivenza, grande resistenza. Beh, veloce. Oh, Ciccio, ti recruto subito alla velocità della luce. Benvenuto a bordo. Ok, perfetto. Ora ci serve qualcuno da mettere una delle mitragliatrici. Signorina Turner, con che faccia peraltro. Discreta, discreta. La sua collega è una chiavica in mano. E lei, madò, che schifo. C'ha tanto survival. Questo non c'ha survival, ma c'ha ossigeno e resistenza. Allora, scelgo la signorina perché c'è un pochettino di resistenza fisica ai danni, che cosa buona e giusta. Se muore qualcuno, dovremmo tornare qui e reclutarlo di nuovo. Ora, un addetto alle bombe. Vediamo un po'. Discreta, ma più che altro resistenza termica. Il chiavicone di turno. Questo c'ha un po' più di resistenza ai danni. No, non lo so.
Prendiamo la signorina coi dentoni, perché c'è un pochettino di resistenza ai danni, perché per il resto è una chiave che... Io spero di poter sostituire l'equipaggio all'occorrenza, Perché, il primo è stato buono, gli altri sono stati un po' una chiavicona. Allora, ora possiamo anche decidere il loro equipaggiamento, in teoria. Vediamoli un po', la nostra grandissima squadra. Perché i membri dell'equipaggio hanno già la divisa e tutto, quelli nuovi ancora no. Allora, vediamo un po'. Possiamo decidere la divisa. Oh, e con i punti di intelligence possiamo sbloccare nuovi tipi di divise. Con la divisa aumenta la capacità di survival, quella cosa buona e giusta, quindi la equipaggiamo direttamente a tutti, vai. Mentre invece possiamo anche mettergli un elmetto che aumenta di un pochettino la resistenza, l'armatura. Buono, equipaggiamola a tutti e intanto mi van giù i soldi. Ossigeno, le taniche di ossigeno, ma non le abbiamo. Possiamo, oh, possiamo anche mettergli un tipo un leggerissimo giubbotto antiproiettile, però diminuisce tanto la velocità. Vabbè, fotte segue, equipaggiamola a tutti, dobbiamo fare in modo che ci arrivino a casa. Guanti, ci aumenteranno presumo la resistenza termica, ma non li abbiamo. E non abbiamo neanche gli stevalucci in pelle che abbiano coi piedini ignudi. Buone, dovrebbero essere tutti pronti, i vestiti, guardali come sono felici loro. Oh mio Dio, aspetta, possiamo anche allenarli, davvero? Tutti pronti? Il pilota, oh, abbiamo le abilità primarie e secondarie che vengono sbloccate al livello 7. Il pilota ad esempio ha l'atterraggio d'emergenza, quindi può atterrare letteralmente dovunque. Da lì dipenderanno le capacità di survival dei vari personaggi interessati. O possiamo dire a tutto il resto dell'equipaggio di paracadutarsi, cioè aprire il portellone e paracadutarsi, qualora i paracadute siano a bordo. E noi non li abbiamo al momento, quindi se l'aereo va giù moriranno tutti. E per adesso nessuno di loro, dato che è a livello 1, ha le abilità necessarie. Vabbè, poco male, ovviamente casomai vedremo di fare il level appare mano a mano che andranno avanti. Buono, 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 buono. Vediamo di andare al briefing. Piccioni come se ci fossero domani, buongiorno, buon salve. C'è il baffo, c'è il baffo. Vediamo un po'. Questi sono... Oh! Se riusciamo a buttare giù questi tizi che sono i migliori piloti dei nemici, ci danno dei premi in denaro. Ok. Mentre invece sulla mappa selezioniamo la missione. Vediamo un po' cosa abbiamo. Abbiamo una sorta di tutorial di breve durata e basso rischio. E praticamente dobbiamo distruggere degli obiettivi fasulli che ci hanno piazzato loro. Ah, così impariamo a usare le bombe. Ah, giusto, che non le abbiamo mai usate. Allora, signor pilota, siamo pronti a partire. Olè. Buono, l'aereo dovrebbe spiccare il volo pian pianino, ma sappiamo tutti che andrà tutto bene. Allora, a quanto pare abbiamo una nuova rotta. Bravi, dobbiamo andare in quella direzione. Olè. E ora possiamo tirare direttamente sul carrello. Perfetto, e i nostri obiettivi sono in quella direzione. Olè. Allora, abbiamo bisogno di tornare all'interno dell'aereo e dire... Signor Miller, che l'ha detto alle bombe, mi deve andare sotto. Oh, figata, deve aprire le porte, dire quante bombe. E qui dobbiamo vedere quando sparare all'obiettivo. Aspetta, e io come faccio a saperlo? Ci stiamo avvicinando, credo, sì, eccolo là. Quindi quando l'obiettivo è al centro del mirino, noi dobbiamo aprire il fuoco. E se... aspetta, può anche effettivamente fare le foto come macchina fotografica. Allora, aspetta, ci stiamo avvicinando. Piano. E... olè! Dovremmo aver fatto centro, credo. Perfetto, un centro perfetto. Allora, aspetta che hanno detto che c'è una nuova direzione da intraprendere. Di... là. Perfetto, probabilmente vogliono farci fare qualche altra prova. Ah, a quanto pare dobbiamo investigare dell'attività sospetta lungo la costa. Nessun problema, io lascio il nostro ciccio direttamente qua sotto il signor Miller. Gli altri, ognuno ha la propria postazione. Ottimo, ottimo. E a quanto pare abbiamo degli obiettivi e qui dobbiamo fare una fotografia. Presumo che ci siano obiettivi secondari a cui dovremo fare le foto mentre saremo in missione. E noto adesso che abbiamo anche indicatori dell'impianto elettrico, presumo dell'altitudine, ossigeno e del carburante. Aspetta che ci stiamo avvicinando, non manca molto. Sono delle navi. Ok, aspetta, no, dobbiamo fare la foto, non dobbiamo bombardare nessuno. E voilà. Perfetto. Ottimo. Perfetto. Ok, rotta tracciata e si va in quella direzione. Olè. Perfetto. Allora, adesso possiamo ritirare su in teoria il signor Miller. Signor Miller, mi torni al cannone sopra. Olè, che se dobbiamo sparare... Beh, ho lasciato il sotto aperto. Chiudi le porte, si sa mai. E ora tornami sopra. Ottimo. Buono, buono, buono. E adesso sappiamo anche come sganciare delle bombe e come scattare delle foto di intelligence, che nella seconda guerra mondiale era importantissimo. Ok, ora dobbiamo cambiare la rotta verso di là. Perfetto. Sì, perché dato che non c'era il GPS, tu dovevi ogni volta basarti... Ah, siamo arrivati qui, ok, la rotta dobbiamo correggerla in quella direzione. Non era perfetto, dovevi basarti a vista e con le cartine. Ok, là c'è dove abbiamo fatto esplodere prima la bomba. Ci rimane metà del carburante. Oh,
Possiamo vedere anche quanto carburante stiamo consumando. Trasferire il carburante da una tannica a quell'altra. Oh oh, oh oh, il sistema idraulico si è rotto, il sistema idraulico si è rotto. Signor Findlay, buongiorno, salve, scusi, me lo potrebbe andare a riparare molto cortesemente? Ok, il sistema idraulico serve effettivamente per, credo, le mitragliatrici. Funziona il sistema idraulico e anche il carrello d'atterraggio, quindi non possiamo atterrare fin tanto che il sistema non è a posto. Aspetta che dobbiamo correggere la rotta ancora un attimino. Verso di là, perfetto. E dobbiamo poi atterrare da quella parte, sperando che il signor Findlay si dia una mossa. Signor Findlay, buongiorno, come vanno le riparazioni? Siamo a metà. Infatti, come potete vedere, non posso abbassare il carrello. Oh mio Dio, ciccia, datti una mossa. Da qui posso vedere la cartina. Figata assurda. Ma non mi... la visibilità. Ottimo, riparazione completata. Quindi ora posso abbassare il carrello e quando arriveremo potrò atterrare in tutta tranquillità. Ovviamente se il ciccio non è alla postazione corretta non posso ottenere le informazioni di cui ho bisogno. Quindi ciccio, tornami dove eri prima, piano, non far danni e olle. E adesso posso vedere correttamente il carburante. Sì, in effetti non ne abbiamo molto. E ci servono anche eventualmente... ah, 12 minuti, ce lo dice qua. E qua ci dice se abbiamo degli estintori per i motori. Ui, mi sa che stiamo atterrando, vediamo un po'. Sì, eccola la pista di atterraggio. Cioè, ci sono una marea di cose da tenere in considerazione. Queste quante munizioni gli restano? Oh mio Dio, devo tenere in considerazione le 8.000 milioni di cose. E ancora non ho messo la mitragliatrice quella sotto, che avete visto che costa un attimino. Ok, piano, a terra e... olè! Missione completata! E sono tutti vivi soprattutto, questa è la cosa più importante. Vediamo un po'. Ok, missione completata con successo, ma soprattutto squadra tornata a casa e aereo non precipitato, che ci dà denaro aggiuntivo. Perfetto. Ora vediamo un po'. In teoria i ciccetti mi dovrebbero levelappare un attimino. Penso di sì in ogni caso, eh. Vediamo un po', presumo che... ah, si riempie la loro barretta. Ok. Speriamo che levelappino in fretta. Bravi ragazzuoli, tutti vivi. Oh, vi giuro, questa cosa mi procura già un sacco di ansia. Ah, guardale che vanno in giro per la base. No, beh, sto gioco vi giuro lo sto adorando, è tanto puccioso quanto difficile. Allora, dato che sono tutti vivi, possiamo tentare di fare direttamente un'altra missione, anche perché non ho ancora i punti necessari a sbloccare le nuove tecnologie. Vediamo un po'. Qua dobbiamo distruggere una batteria di munizioni per ridurre la capacità di attacco dei nemici. Qua dobbiamo distruggere una fabbrica che produce motori in Belgio del nemico. E qui dobbiamo trovare un tizio che a quanto pare si è paracadutato e lo dobbiamo recuperare. Oh mio Dio, sono missioni praticamente uguali. Però penso che distruggere la batteria nemica sia la cosa migliore. Ok, 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 speriamo bene. Speriamo tanto tanto bene, ragazzuoli. Ce la possiamo fare, non mi fate far brutta figura, eh. Allora, pilota, siamo pronti a partire. Vai. E mi prendo avanti, non credo di incontrare resistenza fin dall'inizio. Quindi il signor Miller lo spostiamo direttamente sotto. Gli dico di aprire le porte e già gli dico di selezionare una delle bombe. Ne abbiamo 5 al massimo, quindi dovremmo stare molto attenti a non sprecare. Allora, pilota, qua siamo a posto, mi tiri sul carrello. E abbiamo già la nuova direzione, perfetto, andiamo da quella parte. Perfetto, dobbiamo distruggere 2 depositi di munizioni, dobbiamo stare anche molto attenti. Carburante per 18 minuti, non posso fare il pirla in giro. Ok, stiamo attenti, seguiamo molto bene anche il radar in modo tale che i nemici non ci sorprendano all'improvviso. Mi cacco già tanto però, eh. Vedo che all'interno dell'aereo abbiamo l'estintore, qua il medikit, qua le munizioni aggiuntive. Ah, perché loro devono ricaricare le armi e qui sarà probabilmente dove li faremo sedere per sistemarsi, per curarsi. Ok, hanno individuato qualcosa. Quindi dobbiamo bombardare. Ah no, è un pericolo, aspetta un secondo. Forse, non so se è quello che dobbiamo bombardare. Vediamo un po', in teoria sì perché ne vedo 2. Ok, ok. Oh, c'è la contraerea. Oh oh, c'è la contraerea. Potrebbe essere un big problema. Ok, stiamo attento, stiamo attento. Oh, stanno arrivando anche degli aerei nemici, davvero? Aspetta, aspetta, veloce, veloce, veloce. Segnali, 1, 2 e 3. Però io ho un uomo in meno alle armi. Ciccio con le bombe, ciccio con le bombe. Aspetta, che mi sto sparando in tanti. Ok, dobbiamo essere quasi sopra. E... fuoco! Buono, buono, l'abbiamo preso? Presissimo, aspetta che andiamo subito a bombardare anche il secondo. Veloce, vammi in quella direzione. Ok, preparami nuove le seconde bombe. Ok, che casino. Questi li abbiamo segnati, quindi siamo a posto. Abbiamo quasi raggiunto il coso. Dobbiamo stare molto attenti anche alla contraerea. Aspetta, ci stiamo avvicinando. Ci stiamo avvicinando, ragazzuoli, attenti. Bombardato!
Ok. E mi pare che possiamo anche fare delle foto. Approfittiamone, potrebbe darci un po' di punti di intelligence. Beh, cioè, stanno arrivando nemici da tutte le parti. Merda, merda. Ok, li stiamo anche buttando giù. Oh, oh, oh. Stanno arrivando da tutte le parti. Merda, merda, merda. Veloce, veloce, veloce. Uno, due e tre. Perfetto. E vediamo anche di tornare alla base molto presto. Aspettate, lo so che ci sono sistemi che hanno bisogno di riparazioni. Portate pazienza. Una cosa per volta. Torna alla base, Ciccio. Torna alla base. Non ho potuto scattare le foto. Ma fotte sega. Ok. Buono, 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 buono. Oh mio Dio, oh mio Dio, mio Dio, mio Dio, mio Dio. Qualcuno ha bisogno di munizioni? Vattene a prendere, Ciccio. Millar, te tornami alla postazione sopra. Ok. You, vammi a riparare il sistema d'ossigeno. Ok. Buono, buono, buono. Thompson, come stai su munizioni? È finita anche te. Vattene a recuperare, Ciccio, veloce. Oh mio Dio, il sistema idraulico si è rotto. Per questo non possiamo sparare. Perfetto. Turner, vatti a prendere anche tu munizioni che sei giù, Ciccio. Veloci, ragazzuoli, che ci stanno bombardando tanto tanto. Ok. Siamo attenti, in teoria va tutto bene. Ah, abbiamo una nuova rotta da prendere. Veloci, veloci, di là. Peccato che non ho potuto scattare le foto. Oh mio Dio, ci stanno distruggendo tanto il velivolo. Ok, ok, li stiamo bombardando come ci sono domani. In teoria non ci dovrebbero attaccare da questa parte. Veloce tu però, riparami il coso perché non riescono a girare bene loro. Ok, sistemi riparati. Ora possono ruotare le torrette correttamente. Mio Dio, mi date 10 secondi per fare le cose. Guarda, mi hanno spappolato di tutto il mio aereo. Il mio bellissimo aereo. Ma come? Ma porca di quella porca. Ok, ok, correggiamo la rotta. Mio Dio, che ansia. Ok, allora, abbassiamo il carrello. Ok. Mio Dio, vi giuro, mi sono caccato tanto tanto quando ho visto arrivare i velivoli nemici. Però ne abbiamo distrutti un bel po'. Il velivolo è rimasto un attimino danneggiato sulla parte della fusoliera. E più di qualcuno è rimasto ferito, ma ci è andata anche bene. Ciccio, a terra e missione completata con successo. Allora, ovviamente il gioco è crashato e mi ha fatto perdere gli ultimi 2 minuti di footage. Allora, siamo atterrati correttamente, non c'è nessun problema. E alcuni dei nostri membri dell'equipaggio soprattutto hanno level upato, dato che hanno partecipato alla battaglia. Fra le cose importanti soprattutto abbiamo la planata di emergenza, che permetterà, in caso ci sia un incendio dei motori, di spegnerlo. O alternativamente permetterà di raggiungere una bassa altitudine in maniera molto più rapida, che cosa buona e giusta. Mentre invece il nostro ingegnere ha imparato a creare una mistura un attimino migliore del carburante dell'aereo, che permetterà temporaneamente di avere un aumento della velocità. E presumo che ovviamente questo comporterà un costo maggiorato di carburante, quindi dovremo stare molto attenti. Fra le altre cose abbiamo dei miglioramenti al nostro aereo, che cosa buona e giusta. Possiamo cambiare il colore di base? Non lo so, così più carino. Ma posso andare anche su un verde un po' più chiaro, dai, anche per variare, tanto è gratis. Abbiamo dei nuovi sistemi. Gli estintori da mettere sulle ali. Funzioneranno una sola volta e aumentano il peso di 100, ma finché siamo sui 2000 non dovrebbero esserci problemi. Costano 1000 ma li installiamo. E casomai useremo la planata in caso d'emergenza. E possiamo migliorare la fusoliera mettendole un attimino più corazzata, che ci aumenta il peso di pochettino, ma ci aumenta anche la difesa. Buono, molto molto buono. Ah, la possiamo migliorare su tutto l'aereo. Ah, perfetto, stiamo attenti al peso. Ha un costo un attimino maggiorato. Anche sulla coda, la parte posteriore. Olè. Il problema è che sto usando tutti i soldi. Vorrei poter migliorare anche l'equipaggiamento dei nostri ciccetti. Allora, abbiamo delle nuove divise. Cambia solo il colore. Non cambia niente. Vabbè, vi lascio quelle che avete. E abbiamo i guantini che migliorano la resistenza termica, in effetti, e la capacità di survival a terra. Vabbè, li equipaggiamo a tutti così. Nel caso andassimo ad altitudini maggiori, almeno c'hanno il chiurlo parato. E abbiamo anche i stivalucci in pelle. Allora, riducono effettivamente la loro velocità, ma aumentano di un attimino la difesa, la resistenza al freddo e la capacità di survival. Ma sì, dai, ma sì, dai. Vediamo di fare in modo che siano ben ben equipaggiati questi poveri cicci. E a sto punto posso spendere il resto del denaro per migliorare la fusoliera del nostro aereo, in modo tale che sia completamente a prova di proiettili. Praticamente userò quasi tutti i soldi e il peso andrà su parecchio, ma almeno ci dovrebbero proteggere un attimino dai danni. Ok, adesso siamo belli belli protetti. Buono, direi di fare velocemente un'ultima missione. Il nostro aereo è pronto a partire, il nostro equipaggio anche. Vediamo che altre missioni abbiamo. Qui abbiamo la caccia a un sottomarino. Oh, figo. E a quanto pare glielo dobbiamo anche affondare, quindi probabilmente dovremo ancora una volta usare le bombe. E qui abbiamo l'altra missione in cui dobbiamo salvare il ciccio disperso.
Direi che si potrebbe andare a caccia di sottomarini oggi, eh? È una cosa che ritengo buona e giusta. Perfetto, il nostro aereo è pronto a partire. È un po' più verdino e meno camouflage di prima, ma pilota, possiamo partire. Olè! Speriamo non ci siano rogne. Prima mi sono cacato veramente un sacco quando ci hanno inseguito i velivoli nemici, ma ovviamente ci raggiungeranno anche questa volta. Ottimo. Vedo di pigliarmi avanti, come al solito. E intanto mettiamo il signor Miller direttamente qua sotto. Bravo, e ti apro già le porte e ti armo. Ah no, aspetta. Sì, li dobbiamo distruggere anche, quindi intanto gli armo una bomba. E casomai se dobbiamo scattare foto, gli faccio scattare una foto. Ok, abbiamo raggiunto l'altitudine, tiriamo su il carrello. Perfetto. Potrei anche andare a maggiore altitudine evitando di incontrare i nemici, Però adesso mi corro un attimino il rischio. Perfetto, e andiamo di là. Oh, da qui possiamo anche attivare gli estintori dei vari motori. Abbiamo carburante per 18 minuti, nessun problema. Ok, fino adesso è stato un volo abbastanza tranquillo, però abbiamo raggiunto il mare, quindi presumo che le unità nemiche siano poco distanti. I sottomarini non ci possono fare nulla, in teoria. Però di sicuro se sono circondati da navi, ecco, la situazione potrebbe prendere una brutta piega in quel caso. Il radar non mi segnala nulla per adesso. Ecco, neanche detto. Neanche detto, ho parlato troppo presto. Ok, 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 veloci, veloci, veloci. Il signor Miller non è neanche davanti. Andiamo in quella direzione noi, ragazzuoli. Aspetta che sposto a sto punto. Miller, tu tornami sopra a sto punto. Se dobbiamo sparargli è meglio difenderci. Buono. Ci stiamo buttando giù. Aia, 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 aia. Buttateli giù. Oh, oh. Uno dei motori si è... Non è incendiato. Ok, è incendiato. È incendiato. Motore numero 4, estintore attivato. Ok. Attiva quel cavolo di estintore. Ok, ottimo. Ottimo, ottimo, ottimo. Perfetto, ora ci attaccano da dietro, ma li stiamo buttando giù. Aspetta, nuova direzione, quella. Ok, lì è il tizio da buttare giù. Miller, 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 ti devo spostare sotto. Fammi sotto, perfetto. Le bombe sono ancora pronte, ottimo. Aspetta che ci siamo. Olè, intanto buttiamo giù una bomba, vediamo un po' sorpreso. Oi, 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 oi. Questa la senti tutta domani, eh. Aspetta che dobbiamo scattare una foto a una delle basi di là. Perfetto, vedo che... Aspetta, il motore non funziona molto bene. Ingegnere, tu lo puoi andare a riparare? Ok, prima che ci attacchino. Veloce. Ok, intanto Miller, vediamo di scattare la foto. Che ne approfitto senza un minimo di rispetto. Oh, c'è il tizio sull'ala. C'è il tizio sull'ala. Scattata la foto, perfetto. Ora andiamo in quella direzione. Vai, 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 perfetto. E il sottomarino è di là. Mentre stanno arrivando dei velivoli nemici da dove? Da dove? Aspetta che intanto preparo la prossima bomba. Prossima bomba preparata. Non so da dove arrivano i velivoli nemici, però eccoli da dietro. Veloci, 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 veloci. Merda. 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 Ok, ok, ok. Aspetta, aspetta che mi concentro. Quando dobbiamo sganciare la bomba, non manca molto. Ragazzi, voi continuate a sparare. Io tengo pronta la bomba. Merda, uno dei motori si è spento. Olè! Bomba agganciata. E intanto mi dirigo al prossimo. Dovremmo in teoria distruggerlo senza troppi problemi. Dimmi di sì. Pare di sì. Ok, carichiamo il prossimo coso. Lo so che mi stanno attaccando. Porta pazienza. È possibile che ve li devo segnare io? Non riesco a segnarli. Ok, in teoria l'abbiamo segnato. Aia, aia, aia. Ok, ok, la prossima cosa è lì. Non manca molto, non manca molto. Sgancio la bomba. Ok. Perfetto, li abbiamo distrutti tutti. Ora vediamo di tornare alla base. Tornate alla base, ragazzi. Tornate alla cacchio di base. Ci siamo anche fatti una foto in più. Che cosa buona e giusta. Beh, stanno arrivando da tutte le parti adesso. Veloci, veloci. E... Ok, ottimo. E altri tizi da dietro. Oh, si sono incazzati tanto. Lo so che siamo giù di munizioni. Adesso li mando anche a ricaricarsi di munizioni. Perfetto. Torna dentro. Ciccio. Oh, oh. Non possiamo sparare. Dove sei? Dove sei? Sei ancora sull'ala, te. Torna dentro. Torna dentro. Porca di quella porca. Il sistema elettrico è andato completamente. Ok, devo correggere la rotta nel frattempo. Porca boia. Il sistema elettrico è andato. Non ci voleva troppo. Non ci voleva proprio, volevo dire. Ok. Forse non ci attaccano. Non ci seguono. Però sono dietro. Ciccio. Riparalo molto più velocemente. Che qua ci moriamo male. Thompson. Thompson, Thompson, Thompson dentro. Thompson, vieni dentro. Non sei messo bene. Vedi di andare a sistemarti un attimino. Oh, uso un kit medico. Aspetta, puoi usare anche un kit medico, giusto? Che scemo. Vediamo. Trocati. No, usalo. Ma porco cane. Vabbè, lasciamo stare. Però lo potessi usare su se stesso. Forse sono gli altri che devono usarlo sulla persona interessata. Ok. Buono. Thompson si sta rimettendo un attimino. Finlay. Quanto ti ci vuole riparare sto cazzo di sistema, Ciccio? Non lo stavi riparando, ma sei scemo. Possiamo comunque tirare giù il coso. Ok, perfetto. Il carrello è giù.
Vediamo di atterrare. Mio Dio, mi sono cacato. E abbiamo quasi perso Thompson. Oh mio Dio, ci hanno spappolato l'aereo. Per fortuna che l'abbiamo rinforzato tantissimo. Ok, ok, il motore non ci ha più ceduto. Buono, stanno anche funzionando tutti. Buono, ok. Non mi fate cacare così tanto però. Riparazione completata. Grazie al cavolo, Ciccio, Torna alla tua cavolo di postazione che mi hai fatto cacare. Thompson, tu torna indietro e via. Ok, ecco la pista d'atterraggio. Oh mio Dio, ragazzuoli, non mi fate mai più prendere sti colpi. Ma mai, mai più, perché mi è venuto il dubbio di non aver tirato giù il carrello. Ma mi sto cacando tantissimo. Porco cane, perché partiamo sempre quando sta per arrivare la notte, peraltro, Olè! E vi sono tutti felici e contenti. Buono, 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 buono. Abbiamo anche fatto una foto in più, quindi in teoria dovrebbe darci punti di intelligence aggiuntivi. Perfetto, equipaggio tornato a posto. E oh, ci dà soldi e effettivamente intelligence aggiuntiva. Perfetto! Bravi miei ragazzuoli, ditemi che le ve la fate. Rendete fiero il vostro comandante o qualunque cosa io sia. Probabilmente sono tipo una voce lucina nelle loro teste. Ottimo. Oh, abbiamo sbloccato nuove abilità. Allora, con la prima abilità potremmo fare in modo che si riesca a conservare meglio il carburante usando una miscela un attimino più adatta. Mentre invece l'addetto alla radio sarà in grado di localizzare direttamente sulla mappa i pericoli maggiori direttamente grazie all'utilizzo della radio. Mentre invece il cannoniere sarà in grado di concentrare un attimino il fuoco in modo tale che la mira sia molto più precisa. Ottimo! E abbiamo sbloccato tanti miglioramenti per i nostri aerei. Perfetto! E ok dai, è stato traumatico, soprattutto perché il gioco mi si è bloccato 8000 volte. Ma vabbè, non importa. Però ragazzi, ditemi se questo gioco non è fantastico, difficile e porco cane, voglio assolutamente farci nuovi episodi. Quindi fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, mi raccomando. Ma per questo episodio è tutto, quindi lasciate un bel mi piace per continuare la serie. Candidatevi, fiutate il canale a crescere. E noi ci vediamo nel prossimo episodio. Ciao ciao!